Ragazzi, oggi abbiamo un gioco molto particolare perché sembra un GTA Tarocco. Madout 2 City Online. Un gioco a prima vista bellissimo. Lato positivo, positivissimo, è gratuito, quindi non sarà mai una merda. Giochi schifosi. Avviamo questo gioco, Madout 2, Big City on... texture, molto promettente. Il fatto che entri in gioco e non c'è nemmeno un vero menu principale, promette bene, proprio come questa texture promette bene. Bellissimo che le scritte non sono delle scritte, sono immagini di scritte. Si vede perché sono sgranati come la merda. Il nostro amico qui ha preso proprio una botta nel naso incredibile. Le armi sono... guarda le gemmine... E secondo me queste gemme sono a pagamento, eh? Ora sì che siamo a posto! Ora so che questo gioco sarà bellissimo! Comunque non perdiamo tempo! Proviamo single player, vediamo la storia di questo gioco fantastico, bellissimo. In mutande, guardalo lì, guarda lì che mossa, afferra l'aria. Vabbè, comunque entriamo in un single player e niente, non c'è neanche un filmato iniziale, un minimo che ti dica come funziona, no, neanche ti dice come sono i comandi, no, proprio ti butta dentro, gioca, vabbè, va bene, noi giocheremo. Entriamo qui bellissimo, ma che cazzo devo fare io sinceramente? Prendiamo sto maggiolino, via. La macchina di colore fosforescente. Ascolta, ti puoi... c'è un problemino. Si è buggato il gioco, non mi cambia la visuale, non mi va avanti. Puttanina, che palle. Usciamo dal gioco perché ovviamente neanche siamo partiti, tutto buggato e niente. Ah, che bel gioco, non neanche siamo partiti, già dobbiamo riavviarlo. Oh, sali sopra. C'è un piccolo problema. Ho premuto... ah, se tu premi F va in visuale libera. Ma perché dovrei andare in... ma perché un gioco dove darti la possibilità di andare in free cam e di andare anche sotto al mondo? Ma perché? Ma qual è il senso? Ho capito, fammi solamente usare questo veicolo con tanta delicatezza. Va bene, noi saliamo in macchina. La gente che non dice niente si fa investire. Una stella. No, vabbè, ma ve l'avevo detto che era una taroccata di GTA. Era un GTA tarocco. Qual è il mio obiettivo in sto gioco? Ma single player, ma non è che tipo è un gioco in cui vai, in cui giri a cazzo senza un obiettivo. Ti entra dentro senza neanche dirti cosa devi fare. Vabbè, il render delle cose è veramente a un centimetro. Perché dovete giocare a sto gioco? Se ho già GTA 5, scusami. Perché è più bello? È perché è più bello. Prende lo stile di gioco e lo rinnova. Lo prende e lo migliora. Per questo dovrei giocarci, sì. Cosa? Ma perché? Ma che senso ha? Guarda, non mi colpiscono! Un tizio nudo in mutande a 2 centimetri da te e tu non riesci a colpirlo? Sto pelato in mutande, no? Che corre! Loro che non lo colpiscono sono invincibile! Tu hai una pistola, io so i pugni, ma ti spacco il culo comunque. Vabbè, io sono il russo pelato in mutande, non puoi farmi niente di niente, ovviamente. Vabbè, ok. Forse sono morto? E invece no! Il parkour nell'aria! Ma cosa fa... ma che salto è? No, vabbè, poi spawni vicino all'ospedale. Ma non c'è un obiettivo! Non ti dice cosa fare, vai in giro a caso! Tu devi morire. Oh, scappa, che l'avrei mai detto? Va a schiantarsi contro la staccionata. Sì, vabbè, poi dopo non puoi dargli il pugno. Quando dai il pugno si ferma. Cioè, fatto male, non è che dai il pugno in corsa. No, si ferma.
Ah, poi dopo, vabbè, mi arriva la pistola dal nulla. Proprio vorrei una pistola. Butto 3.000 dollari per terra e mi compare nella mano. Ma così a caso. Poi non miri nemmeno. Non devi neanche mirare. Tu devi solamente sparare così. Ma che cazzo vuol dire? Che scontro emozionante. Che scontro emozionante. Poi tutti saltano a caso così. E poi ogni persona che uccidi ti dà delle cure. Quindi sei immortale praticamente. Guarda che emozione, ragazzi. Emozione. Emozione. Che il brio. Il brio. La usi. L'arma che usi. Vado in giro con l'arma che uso perché la sto usando. Faccio il culo a tutti. 3 stelle. Non è che mi sparano dalla macchina, provano a investirmi. No, no, si avvicinano, si fermano gentilmente perché è precedenza ai pedoni. Scendono e poi forse ti sparano. Sì, vabbè, ma che cazzata, ma... è questa 4 stelle? Poliziotti che ti corrono addosso senza sparare, macchine che si fermano gentilmente. Questo sarebbe il culmine del gioco, la massima azione che si può avere nel gioco. Ah, poi no, vabbè. Poi dopo davvero non c'è una transizione, non c'è neanche la minima transizione da giorno a sera. Transizione al nero e diventa sera, ma che cazzo? Poi dove diventa sera? Cioè, è una merda, guarda. Guarda, ora accosta gentilmente. Poi ecco, forse mi spara, ecco, si è messo un po' a capire che doveva spararmi, eh. Dai, ma raga, ma c'è un tizio nudo in mutande che va in giro con un'arma in mano e fa mezza strage. Allora, io vorrei chiuderla qui. Ruba la macchina, però lo fa con gentilezza e con educazione, proprio la prende per la mano. Ma che cazzo di senso ha sto gioco? Posso andare a vedere se si può uscire dalla mappa? Se ha fatto il... cioè... se c'è la fine del mondo. Ma perché si butta? Ma è ferma la macchina, cosa ti butti? Ma sto gioco proprio non ha un senso. Dove sto andando? Io credo di saperlo, però... diamoci il beneficio del dubbio. Non è che tipo questo è tipo la fine del mondo, che andiamo laggiù in fondo e cadiamo nel vuoto. Sicuramente mi sto sbagliando di grosso, ma per forza. Ma sicuramente non sarà così, perché questo sviluppatore è bravo. Nella mappa c'è un taglio netto, ma questo non vuol dire, non è la fine del mondo, è solamente un baghettino della mappa. Cosa? Se tu vai in acqua, muore. Cioè, questo qui non è che non sa nuotare. Proprio l'acqua è proprio lava, capito? Proprio è allergico all'acqua. Muore, proprio tocca l'acqua. Quando piove, cavolo. Andiamo online. Vediamo com'è l'online. Ci sarà gente che gioca? Spero di no. La crestina rossa. C'è veramente gente che gioca a sto gioco? Vabbè, ma di cinesi così. Guarda quando va a scatti il set. Guarda lì. Un server di quelli bellissimi. Ma perché c'è gente che gioca a sto gioco? Ma giocate a GTA. Beh, ma certamente, ma sto gioco è sicuramente migliore. È più bello fissare il desktop per 3 ore che aprire sto gioco. Vabbè, io esco. Quindi, che dire? Gioco bello, fatto bene? No, ovviamente. Ormai quando tu guardi un gioco indie ti prende le recensioni come l'esatto opposto. Se è positivo vuol dire che è negativo, per forza. E io direi che dovete lasciare un bel like, iscrivervi, condividere e soprattutto entrare nel mio Telegram, che c'è il link in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video, che non sarà su questo gioco e in nessun altro schifoso, ci spera.